In occasione delle celebrazioni francescane del 2013, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha curato l'allestimento della mostra fotografica Francesco nel cuore delle regioni. L'idea, basata su un'intuizione del presidente e coordinatore Eros Brega, è stata quella di scegliere un'immagine che collegasse ciascuna realtà regionale a San Francesco d'Assisi. La mostra è stata inaugurata al suo primo allestimento presso la sala della Pinacoteca del Palazzo Comunale di Assisi dal presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso il 3 ottobre 2013. Successivamente, la mostra Francesco nel cuore delle regioni è stata allestita all'interno di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. Sicilia, spiritualità e tradizione. Spiccano due volti, quello di San Benedetto il Moro e il simulacro argenteo della Vergine Maria. Sardegna, arte e paesaggio. Dipinto di Pietro Cavaro del 1533. Pittore cagliaritano di San Francesco che riceve le stimmate in un paesaggio brullo ed aspro. Valle d'Aosta, arte e misticismo. L'immagine del poverello di Assisi è quella del frate Serafico, uno dei suoi appellativi più ricorrenti. Trentino Alto Adige, arte e territorio. La chiesa di Santa Apollinare ai piedi del Dos Trento ospitò nel 1221 i primi francescani diretti in Germania. Bolzano, tradizione e quotidianità. La tradizione vuole che la campana della cappella di Sant'Erardo sia stata suonata dal piccolo Francesco che accompagnava il padre in Francia per commerciare tessuti. Friuli Venezia Giulia, arte, letteratura, missione e morte. Il beato Odorico Matiuzzi, 1280 circa, è uno dei santi più amati in Friuli. Missionario in Cina, contemporaneo di Marco Polo, scrive il suo milione intitolato Itinerarium. Piemonte, arte e tradizione. Le 20 cappelle del Sacro Monte Orta possono considerarsi un unicum artistico legato a San Francesco. Lombardia, arte e quotidianità.
Milano è la città delle 100 fontane e tra queste la fontana di San Francesco del 1927 di Giannino Castiglioni. Veneto, arte, religione, tradizione e quotidianità. Padova è la città dei tre senza, il caffè senza porte, il prato senza erba e del santo senza nome, Antonio. Liguria, arte, misticismo e quotidianità. Il sepolcro di Margherita di Brabante, di Giovanni Pisano, ora frammentario, era in San Francesco di Castelletto a Genova. Emilia Romagna, quotidianità. La chiesa di San Francesco a Mirandola è stata quasi completamente distrutta dal sisma del 2012. È stata una delle prime chiese francescane d'Italia. Toscana, religione e misticismo. San Francesco eleva la Verna, nelle foreste del Casentino, luogo di meditazione e preghiera. Umbria, francescanesimo. Forse, paradossalmente, l'immagine più difficile da scegliere. La Basilica di San Francesco in Assisi, il luogo che dal 1230 custodisce il corpo del santo. Marche, missione e letteratura. Francesco è missionario e il suo primo viaggio è nella Marca di Ancona nel 1219. È indissolubile il legame di questa terra col francescanesimo. Lazio, tradizione. Nel 1223 a Greccio, in provincia di Rieti, San Francesco inventa il presepe. Il teatro era rinato con le drammatizzazioni delle scene della Bibbia, soprattutto i misteri pasquali. Molise, pace, quotidianità e territorio. Due suggestioni. La pacificazione tra crociati e trinitari a Campobasso nel 1557. Campania, arte, religione e tradizione. Tela esposta nel salone del convento francescano di Maddaloni a Caserta. L'opera, la più grande d'Europa, 734 metri quadrati, è di Giovanni Funaro, nativo di Santa Maria Capua Vetere. Puglia, arte e tradizione. La Puglia è forse la regione più francescana d'Italia dopo l'Umbria per l'opera di San Pio a San Giovanni Rotondo. Basilicata, quotidianità e letteratura.
i sassi di Matera sono stati abitati fino al 1952. Lo spirito francescano da ritrovare anche dove apparentemente non c'è, in un classico paesaggio presepiale. Abruzzo, storia e tradizione. Celestino V, al secolo Pietro Angelerio del Morrone, da semplice frate benedettino, al soglio pontificio. Calabria, religione e tradizione. San Francesco di Paola è il fondatore dell'Ordine dei Minimi. È il patrono del Regno delle Due Sicilie, compatrono di Napoli e patrono principale della Calabria.